Innanzitutto quello che Federcarni voleva far capire era di cercare di creare un movimento di giovani macellai dove potessero tutti insieme con tre prodotti diversi uno dall'altro cercare di creare dei piatti, in questo caso di Piacenza, di fare dello street food innovativi ma anche facili da fare sia all'interno delle proprie macellerie che durante le preparazioni. I giovani hanno accolto subito questa iniziativa di Federcarni, dove tutti insieme li abbiamo visti lavorare veramente in un modo molto amichevole, molto tranquillo, senza nessuna stress. Tanti magari erano un po' anche emozionati per la prima volta che partecipavano a un concorso del genere, ma quello che noi vogliamo far capire è dare un senso di professionalità, quindi con attrezzature, con forni e quant'altro. L'iniziativa si porterà per tutta l'Italia per 10 postazioni, quindi potrebbe essere in Milano, Roma, Catania, Napoli, dove la gara sarà strutturata sempre allo stesso modo. Cambieranno soltanto i ragazzi giovani. Abbiamo fatto un under 35 proprio per dare il modo a chi ha voluto intraprendere questa professione proprio di confrontarsi con gli altri in un modo tranquillo, senza patemi d'animo. Poi la finale sarà ad IMIT 2021, dove c'erano i finalisti, ma penso che comunque da quello che abbiamo visto oggi, tutti bravi, veramente senza nessuno, ognuno fa la propria differenza, ognuno porta la propria professionalità della propria regione, quindi l'importante comunque è creare questo sistema, questo movimento che farà l'effetto volano per poter far sì che comunque ci sia una grande squadra di Federcarni in tutta Italia nel 2021.